fra social e TV quanto interesse per parole, foto, situazioni che riguardano gli altri. Alcune sono veramente edificanti da conoscere e da condividere, altre mettono paura, timore, angoscia. Altre sono delle balle mostruose che comunque, trovandole in certi siti, prendiamo per buone. Un antico detto dice: non abbiamo bisogno di maestri, ma di testimoni. C'è questa ricerca di testimoni, c'è questo cercare la notizia buona che dà sollievo, che dà speranza. E non finire limitati nelle tristi notizie eventualmente che ci circondano. C'è questo tentativo di fuga verso e i testimoni, quelli davvero con la T maiuscola, ci danno forza, speranza. I discepoli di Giovanni il Battista vanno da Gesù e gli domandano: ma sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Perché ci aspettavamo uno e poi di fatto te fai delle robe che non stanno né in cielo né in terra, ma sei tu o non sei tu? E Gesù in un qualche modo dà loro il mandato di essere loro testimoni per gli altri, che quello che sta facendo corrisponde al piano di Dio. Andate e riferite quello che avete visto e udito. Quindi noi stessi siamo questi testimoni di cui il mondo ha bisogno. Non evitiamo di essere ciò che siamo. Molto ci è stato dato, molto siamo chiamati a rendere come cristiani in vitalità e speranza negli ambienti che frequentiamo tutti i giorni. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Giovanni, chiamati due dei suoi discepoli, li mandò a dire al Signore: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Venuti da lui, quegli uomini dissero: Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti resuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo.